Buongiorno, sono qui oggi per presentare la quarta pagina del libro Alla scoperta di Mezzocorona. La pagina è dedicata alla leggenda del basilisco, ma prima di presentarvi questa pagina vorrei farvi vedere come risulta il nostro lapbook rilegato. Vedete un po' Alla scoperta di Mezzocorona, la prima pagina, la seconda pagina, la terza pagina e la leggenda del basilisco la incolleremo proprio qua, sulla quarta pagina. La cosa che vorrei farvi osservare è che per realizzare questo lapbook abbiamo usato un vecchio calendario della biblioteca che aveva le pagine sul retro completamente bianche a far da cornice alle singole pagine. Può essere un'idea anche per voi e vi ricordo che la biblioteca ne ha a disposizione di vecchi calendari per offrirli per i vostri lapbook, quindi basta passare e chiederlo. La leggenda del basilisco di Mezzocorona è ambientata al castello di San Gottardo. È una leggenda molto famosa, fra le più antiche e note leggende del Trentino, e per centinaia e centinaia d'anni è stata trasmessa solo oralmente. Pensate un po', di padre in figlio, di nonno in nipote. È stata scritta solamente nella seconda metà del XIX secolo, nella sua prima versione. C'è una versione religiosa che vede San Gottardo come protagonista e eroe che uccide il drago, e una più famosa versione laica che individua nell'uccisore del drago l'eroe, il conte Ugo Firmian. La Biblioteca di Mezzocorona ha edito nel 2014 la leggenda disegnata mirabilmente da Andrea Girelli. E questo libro è ancora disponibile in biblioteca gratuitamente per i residenti, quindi vi consiglio assolutamente di passare a ritirare la copia destinata a voi se ancora non l'avete fatto. Il drago è un drago basilisco. Abbiamo cercato qua di realizzarlo con dei nastri per dare l'effetto del fuoco. L'elemento del fuoco, infatti, come sapete, in questa leggenda è fondamentale. Il basilisco è una creatura mitologica nota come re dei serpenti, che ha la caratteristica di sputare il fuoco, incenerire tutto e uccidere anche solo con il suo terribile sguardo. Particolarità del basilisco è di avere la testa di un gallo e una cresta a forma di corona. Ecco come si apre il nostro lapbook. Qui raccontiamo la leggenda che si può scaricare dal sito del comune di Mezzocorona. È una leggenda tratta dal testo della Borzaga, Leggende dei Castelli del Trentino. E qui io l'ho disegnata, l'avevo disegnata per un kamishibai realizzato qualche anno fa. Non abbiamo fatto altro che ridurre i disegni originali e vedremo di farla disegnare ai bambini se ne avranno voglia, oppure di darvi queste immagini a disposizione per realizzare il labbook nella galleria delle immagini appunto relative all'album specifico sul lapbook Alla scoperta di Mezzocorona. La leggenda la conoscono tutti. Proviamo a raccontare noi la leggenda guidata dai sei disegni in sequenza. Questo può essere un gioco divertente per i vostri bambini che se sono di qua sicuramente questa leggenda la conoscono. C'era un terribile drago che abitava nel castello di San Gottardo a Mezzocorona e seminava il terrore fra tutti gli abitanti di Mezzocorona, bruciando case, fienili e catturando gli stessi poveri impauriti abitanti del paese. Un giorno, tuttavia, un conte della famiglia Firmian, molto molto coraggioso, partì dal suo castello alla volta del castello di San Gottardo per uccidere il drago. Oltre alla sua potentissima lancia
e alla sua corazza, indossò l'armatura, appunto, e prese un secchio di latte e uno specchio. Con la sua astuzia riuscì pertanto a ingannare il drago in questo modo. Mise davanti alla grotta dove dormiva il drago lo specchio. E davanti allo specchio il secchio col latte. Il drago si risvegliò e Vanesio com'era si specchiò, beve il latte e bevendo vide la sua immagine nello specchio, appunto, e immaginò di avere un amico uguale a se stesso, e si rallegrò molto. In questo momento di distrazione l'eroe Conte Firmian lo colpì con la sua lancia e quindi issò sulla cima della lancia la testa mozzata del drago e tutti dal paese poterono udire il suo grido di vittoria. Tuttavia, il sangue di drago, il sangue di basilisco è un sangue incendiario e una goccia proprio dalla testa penetrò nella corazza di ferro del principe che fu ridotto a una pira di cenere. Il finale è molto triste, ma l'eroe ha ucciso il drago e liberato il paese. Ricorda l'eroe la lapide dell'Homme de Fer, che riproduce in uno stemma a bassorilievo l'immagine di un drago. Dove si trova? Si trova sul campanile della chiesa di Mezzocorona. Occhio dunque per chi non l'avesse ancora osservata. Un'altra peculiarità del nostro lookbook è proprio questa piccola spiegazione. Draghi e dinosauri nello stesso castello? Sembra strano, ma è così. È possibile infatti che la leggenda sia nata proprio per spiegare, cioè per cercare di dare una risposta al ritrovamento di resti di dinosauro. Magari c'erano ossa, resti di questi animali giganteschi che hanno fatto pensare chi li avesse visti all'esistenza di un animale grande, grosso e terribile come il drago di Mezzocorona. È così che nascono le leggende spesso. Le leggende nascono per dare una spiegazione a un fatto a cui non si sa dare una risposta scientifica. A quel tempo non si sapeva nemmeno dell'esistenza dei dinosauri. Non si poteva nemmeno concepire che un animale potesse, come il dinosauro, potesse essere vissuto e potesse essersi estinto. Quindi l'ipotesi fatta dal paleontologo Marco Vanzini del Muse, che ha studiato le orme dei dinosauri, rimando alla pagina 1 dell'Appbook per chi ne volesse sapere di più, è questa e noi, così, con il nostro solito entusiasmo per tutto ciò che riguarda la conoscenza del nostro territorio, abbiamo riportato in questa finestrella. Buon lavoro!